Un balzo in avanti in chiave playoff. La meta Sport Ragusa nel campionato regionale allievi supera per 2-0 il Real Avolo e consolida il quarto posto in classifica. Una partita spigolosa contro un buon Real che ha avuto anche, specie nel primo tempo, due nitide occasioni per sbloccare il risultato. Lavoro premia, quest'oggi l'Avolo ci ha dato molto che dire, nel senso che messi in campo da questo allenatore nuovo che hanno avuto le loro occasioni, ma abbiamo battuto palla su palla. I ragazzi bravissimi, il risultato è netto, un 2-0 netto che va tutto a loro, il merito è tutto dei miei ragazzi e i sacrifici che fanno vengono ripremiati e questa è la cosa che contano, il divertimento, e poi se c'è il risultato fa ancora più piacere, e questi sono i risultati. Abbiamo giocato bene fin dal primo minuto, sfortunatamente il gol l'abbiamo trovato dopo troppe volte che siamo arrivati nell'altra porta, però alla fine il lavoro che abbiamo fatto in questo mese di stop è servito a qualcosa. Adesso speriamo di appunto raggiungere la vetta della classifica e speriamo nei playoff. In cornice fino alla fine, anche un gol, diciamo, un po' di fortuna, non so che dire. La prestazione fino alla fine è ottima, appunto in cornice con questo gol, la squadra abbiamo combattuto tutti assieme. Senza parole, veramente. Allora, è stata una partita difficile, un po' combattuta, però ce l'abbiamo fatta. I gol sono stati fondamentali per la vittoria. Speriamo di entrare nei playoff e di finire in bellezza. Innanzitutto buonasera a tutti, volevo solo dire che è stata una partita giocata a viso aperto da ambedue le squadre, dove l'errore da parte nostra difensivo, che tra i ragazzi ci può anche stare, è stato decisivo per l'andazzo della partita. Dopodiché obiettivamente la meta nel corso della partita ha dimostrato qualche cosa in più, anche se il risultato più giusto poteva essere un pareggio, anche perché noi siamo venuti a giocare a viso aperto e abbiamo creato le nostre belle occasioni, solo che il portiere avversario è stato molto bravo. Vai,